Antonio Crissimeoni, co-founder e CEO di Euclid. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi, Antonio. Buon pomeriggio a tutti. E partiamo come di consueto con il mondo delle cripto. Volevo chiederti giustamente un parere a tutto ciò che abbiamo visto nelle ultime settimane, cioè nuovi massimi storici, un strepitoso 69 mila dollari, adesso all'improvviso diciamo un ritorno sotto i 60 mila dollari. Il tuo parere degli avvenimenti di queste ultime giornate? Ma abituato a studiare e a osservare il mondo delle cripto dal 2011 più o meno, posso dire che diciamo, è una cosa abbastanza normale. Quasi, molto spesso, ogni volta che va a toccare nuovi massimi, comunque il Bitcoin poi ritraccia di almeno il 10-20% circa. In questo caso quasi nessuno se lo aspettava, sicuramente tutti quanti si aspettavano magari di arrivare oltre 70.000. È anche vero che sono venute fuori nuove funzionalità sul Bitcoin, la possibilità anche di scambiarlo in maniera più efficiente con una nuova tecnologia, e quindi in qualche modo, ovviamente, se si inizia a spendere, probabilmente inizia anche a scendere. Ecco, abbiamo visto nuovi massimi storici, però non solo per il Bitcoin, ma anche per l'Ether, insomma, l'intero mondo appunto delle criptovalute. Innanzitutto volevo capire qual è il tuo parere anche sull'Ether, perché sappiamo che è proprio un'altra blockchain, e soprattutto quali sono le prospettive a tuo avviso di breve e medio termine, perché alcuni degli analisti diciamo che citano le criptovalute nonostante la loro volatilità, come ben sappiamo, come strumento antinflazionistico. E dunque, se questo dovesse essere vero, vuol dire che, essendo che siamo in un ambito estremamente inflazionato, le cripto dovrebbero crescere. Non lo so se tu sei d'accordo o meno. Sì, io scrissi proprio un pezzo su questo, lo scrissi durante la crisi, durante la pandemia, e parlai proprio del Bitcoin come possibile strumento antinflazionistico. In effetti poi è salito probabilmente anche per questo motivo. Per quanto riguarda Ethereum, è interessante la tecnologia, però dobbiamo sempre ricordare che dietro Ethereum c'è una fondazione, quindi c'è un nome e cognome. Dietro Bitcoin non c'è ovviamente almeno non lo sappiamo chi c'è dietro. Invece dietro Ether c'è veramente un progetto, diciamo, tra virgolette strutturato, ma anche più vulnerabile, perché ad esempio le istituzioni finanziarie da tempo, da anni, stanno lavorando con Ethereum. Ad esempio so che anche alcune banche in Francia stanno iniziando a mettere su dei prodotti derivati sulla piattaforma di Ethereum, quindi utilizzando gli Ethereum come smart contract fondamentalmente. Ecco, volevo capire invece sotto punto di vista l'ETF sui futures del Bitcoin che abbiamo visto qualche settimana fa, è stata una spinta importante a tuo avviso? Quali sono i driver a livello fondamentale o effettivamente non ci sono? Ma in verità non ci sono mai stati, però bisogna anche dirsi che ci sono tre aspetti. Il primo è che comunque i venture capital americani continuano a investire tantissimo sul mondo delle cripto e sulle startup legate al mondo della blockchain e così via. Il secondo è che comunque il mercato, o meglio i trader più piccoli e anche alcune istituzioni finanziarie stanno entrando in maniera sempre più dirompente in questo mondo. E il terzo è che comunque bisogna capire che cosa succede a livello di regolamentazioni. Quindi se qualora fossero regolamentate, ecco, ci potrebbero essere, tra virgolette, ci potrebbero essere dei problemi. Dunque, la ulteriore regolamentazione non sarebbe, diciamo, un driver positivo per quanto concerne i prezzi, giusto per capirci bene. A mio parere no, a mio parere no, perché sarebbe tutto ovviamente tracciato. Sappiamo bene che la maggior parte delle transazioni Bitcoin ovviamente sono nascoste, e quindi in qualche modo, se io devo andare a dichiarare ovviamente tutti i guadagni e tutte le operazioni che faccio in Bitcoin, potrei, ecco, avere un po' di problemi. Sembra che gli Stati Uniti vogliano andare avanti su questa cosa, stanno iniziando a lavorare proprio in quest'ambito. E quindi in qualche modo penso che il prezzo del Bitcoin possa scendere. Però ovviamente ci sono dall'altro canto ci sono i venture e questa parte della finanza comunque tradizionale, che sta diventando ovviamente innovativa, sta investendo sempre più nella tecnologia, e quindi ci si aspetta comunque nel medio periodo che comunque la maggior parte delle transazioni possa avvenire su determinate blockchain. Così come potenzialmente anche
una valuta digitale come una valuta come l'euro potrebbe diventare digitale, come diceva la Lagarde. Ecco, volevo invece leggerti una domanda che ci è arrivata qualche istante fa, ci scrive un amico da casa, buonasera, era da tanto che aspettavo il vostro ospite per fare questa domanda, mi piacerebbe investire sugli non fungible token, i cosiddetti NFT, di cui fra le altre cose ne abbiamo parlato con te qualche mese fa, se ricordo bene, e volevo capire, appunto ci scrive il nostro telespettatore, qual è il tuo parere in ottica di investimento di medio-lungo termine, se ci sono anche degli ETF specifici o altri strumenti a tuo avviso che vale la pena considerare? Allora, su questa domanda non so se io vorrei agganciarmi in realtà, perché mi sta venendo in mente proprio adesso, al metaverso, no? Perché fondamentalmente non fungible token significa sostanzialmente avere questo asset non riproducibile, che tra l'altro potrebbero essere anche un avatar, no? Oppure l'abbigliamento di un avatar, oppure possono essere le scarpe Gucci di un avatar, oppure Prada. Quindi sostanzialmente nel lungo periodo, secondo me, almeno nel metaverso, potrebbero avere una funzione. Ad oggi, diciamo, in qualche modo sono pura speculazione, come dissi anche l'altra volta. No, assolutamente, infatti io mi ricordo benissimo che tu dicevi che per il momento sono soltanto una speculazione, giusto, era corretto far sentire il tuo parere anche ai nostri telespettatori. Intanto volevo focalizzarmi sul mondo dell'intelligenza artificiale. Hai recentemente partecipato al Future Investment Initiative a Riyadh, ci racconti, ovviamente appunto con un intervento che stavi parlando dell'intelligenza artificiale, del ruolo nel mondo degli investimenti e soprattutto come cambia il mondo degli investimenti, e dunque raccontaci i punti principali, ecco, del tuo intervento. Sì, si parlava del futuro dell'intelligenza artificiale. Io più che parlare di futuro ho cercato di parlare del presente. Eh sì, infatti, perché già nel presente. Perché già nel presente che sta impattando veramente in maniera considerevole, soprattutto nel mondo nostro, nel mondo finanziario, oppure nel mondo anche della biotecnologia, della sanità e così via. Nel mondo finanziario, ad esempio, lo sappiamo, la maggior parte dei trader o degli analisti finanziari in qualche modo stanno per essere sostituiti, non dico in maniera dirompente, ma da tanti anni stanno per essere sostituiti e sono sostituiti dalle macchine. Fondamentalmente è un po' quello che vedo anche nel nostro lavoro, noi abbiamo 6 ricercatori e poi ci sono migliaia di algoritmi che insieme cercano di comprendere, diciamo, in qualche modo la psicologia dei trader. Quindi fondamentalmente abbiamo già sostituito una gran parte di trader tradizionali. Lo stesso sta accadendo nelle banche di investimento. In tantissime banche di investimento hai tantissimi quant, quindi fisici e matematici, che creano strutture in grado di cogliere quelle sfumature che l'occhio umano non è in grado di cogliere all'interno delle serie storiche oppure all'interno dei mercati. Ho fatto anche un esempio riguardo il biotech. Ad esempio, noi abbiamo sostituito non soltanto la figura del trader, ma stiamo sostituendo anche la figura del ricercatore scientifico. Perché? Perché io attraverso l'intelligenza artificiale posso andare a studiare i paper, posso andarmi a studiare il numero di citazioni di quel determinato paper, le convention e così via. Un ricercatore scientifico, per andare a studiare la ricerca scientifica di una, ad esempio, biotech, ci mette quanto? Una settimana, un mese, 3 mesi, mentre l'intelligenza artificiale, nel momento in cui gli dà delle regole, è in grado di studiarle anche tutte insieme, in 300, 500, 1000 biotech. Quindi, diciamo, in qualche modo tutto questo sta impattando in maniera molto, molto intensa in diversi settori. Quindi non, quello che dicevo anche alla conferenza era non tanto parlare del futuro, quanto iniziare a parlare proprio del presente. Perché poi nel futuro invece ci sono altri dilemmi, ci sono altre domande che sono state fatte, e più che altro come regolare in qualche modo se dobbiamo essere spaventati da questo avvento dell'intelligenza artificiale. No, no, assolutamente, guarda, un punto a mio avviso molto importante, poi sulle fonti abbiamo parlato più volte, sulla gestione attiva e passiva dei nostri asset, se vogliamo dire. Volevo capire soltanto a livello di mercato del lavoro, questa sostituzione di cui stavi già parlando, che state mettendo in atto, avrà un impatto negativo nel medio-lungo termine sul mercato del lavoro, se effettivamente gli umani vengono sostituiti ovviamente dall'intelligenza artificiale?
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Penso che su questo siamo un po' d'accordo tutti. La verità è poi andare a riflettere questo tempo libero come spenderlo. Quindi lo si potrà spendere nel metaverso, come dice Faye, come dice Zuckerberg, oppure lo possiamo spendere facendo sport e così via. Cioè, oppure si creeranno comunque nuove figure, quindi le figure del quant, le figure di chi utilizza l'intelligenza artificiale e che sostanzialmente la va a creare. Però diciamo abbiamo ancora un po' di tempo per andare a riflettere, quindi i policy makers hanno un po' di tempo a disposizione per cercare di lavorare anche a una soluzione di questo tipo. No, assolutamente. O meglio, a mitigarla. No, no, assolutamente, questo sarà a mio avviso uno dei challenges, ovvero delle sfide principali per i policy makers, perché effettivamente tantissime persone non faranno più parte del mercato del lavoro, almeno non del loro settore, a meno che non, come dire, aggiornano le proprie competenze. Chissà, magari fra 20 anni ti intervisterà un robot e non io, Antonio, non lo si sa mai. Intanto, parlando di metaverso, veniamo al dunque. Innanzitutto, questa è una realtà virtuale che esiste da tanto tempo. Io più volte ho utilizzato ovviamente gli occhiali di Facebook, di Mark Zuckerberg, che è super divertente ovviamente, soprattutto in un momento di pandemia, quando non avevi nulla da fare, è stato utile per, come dire, passare un po' di tempo in una realtà virtuale, se vogliamo chiamarla così, giocando ovviamente sempre giochi virtuali. Io volevo capire invece, in ottica di investimenti, qual è il tuo parere in effetti per quanto concerne il metaverso, e soprattutto una valutazione su questo cambio importante da parte di Facebook. Cambia nome, si chiama Meta Platforms, insomma, come mai, qual è il tuo parere, è stato un cambiamento positivo a tuo avviso? Prima avevo parlato di intelligenza artificiale, sicuramente Zuckerberg ha a disposizione ovviamente tantissimi dati, quindi se si è fatto questo cambiamento, che è un cambiamento dirompente, a mio parere ha iniziato a vedere comunque delle, ha iniziato a studiare, ad analizzare i dati di noi, no? Di tutti quanti noi, e sicuramente c'è un comportamento emergente che porta ovviamente alla creazione di un'altra realtà, tra virgolette. Io la vedo così, nel senso che la pandemia ha accelerato un po' questa che infatti è stato un esperimento portato avanti già da diversi anni, però diciamo la pandemia ha accelerato tantissimo. Io così come ho risposto prima al ragazzo che ti ha scritto in chat, il futuro sarà sempre più legato anche in qualche modo a vivere un altro tipo di realtà, quindi acquisteremo probabilmente con un avatar, così come era in Second Life, le scarpe ad esempio, che siano legate magari a un non fungible token, e vivremo in parte anche una realtà che non sia meramente quella che conosciamo e che viviamo ogni giorno, ma sicuramente ci sposteremo anche su Facebook, quindi sul metaverso. Ma diciamo che come dire, è una questione che fa parte della nostra, del nostro presente, o è una cosa, come dire, nel futuro, e cioè in ottica di investimenti è giusto focalizzarci in questo settore, se vogliamo chiamarlo settore, insomma? Sì, assolutamente sì, almeno se pensiamo a un investimento di lungo termine, assolutamente sì. Quindi nel breve termine io credo che ci saranno a breve nuove startup legate a questo mondo, che comunque Facebook, oppure o meglio il metaverso, porterà avanti. E quello che voglio dire è che comunque nel presente già ci sono dei segnali, altrimenti Zuckerberg non avrebbe fatto questa operazione. No, assolutamente, assolutamente sì, anche perché gran parte dei loro profitti effettivamente vanno reinvestiti proprio in questo comparto, che è stato un annuncio piuttosto importante. E volevo semplicemente capire che per il momento ovviamente non è un mondo troppo competitivo, credi invece in una competitività maggiore nel breve medio termine, anche perché vedo che tanti altri iniziano a riorganizzarsi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Secondo me in qualche modo parte anche da quello che sta succedendo a TikTok, perché in qualche modo TikTok sì, mostra una parte della realtà, però in qualche modo è talmente dinamica che somiglia quasi a una realtà diversa, no? Quindi in qualche modo Zuckerberg cerca di competere soprattutto con questa piattaforma. In futuro molto probabilmente altre piattaforme competeranno con Facebook, ma sostanzialmente la vedo così, in maniera molto
diciamo in maniera molto semplicistica, probabilmente Facebook diventerà anche, cioè il metaverse aiuterà anche i commercianti e aiuterà a chi ha un'attività anche a vendere questi prodotti che possono essere anche virtuali a diversi avatar sostanzialmente. Dunque, ultimissima domanda, vorrei fare un passo indietro e tornare sul Riyadh e la conferenza in cui hai partecipato. Poi ho visto ovviamente il tuo dibattito su Twitter, dove sei stato molto positivo, nel senso che ecco, credi che c'è spazio di crescita, c'è margine di crescita sotto questo punto di vista, intelligenza artificiale, appunto per l'Arabia Saudita. Raccontaci come mai questo ottimismo. Ma l'ottimismo è perché la maggior parte della popolazione dell'Arabia Saudita è fatta di giovani che comunque stanno molto bene dal punto di vista economico, hanno studiato per la maggior parte in università straniere, quindi hanno una cultura molto alta e si devono soprattutto sganciare dal mondo del petrolio. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che loro, per aprirsi al mondo, devono fare una serie di riforme, devono portare avanti una serie di riforme che tenderà ad aprire l'Arabia Saudita al mondo, e quindi sostanzialmente potrà attrarre investimenti e via dicendo. La vedo un po' come, non dico una nuova Cina, perché ovviamente no, si parla di altro, però sostanzialmente il fatto che investiranno la maggior parte delle risorse sui temi tecnologici, quindi intelligenza artificiale in primis, la creazione di città completamente sostenibili e guidati da AI, ecco, mi fa ben sperare. Beh, caspita, non immaginavo fossero una popolazione estremamente giovanile, onestamente. Sì, assolutamente sì. Grazie mille Antonio Crissimeone, co-founder di Euclid, grazie per i tuoi insights e ovviamente alla prossima occasione. Grazie a te.